Bene, ripartiamo pochi secondi dopo la fine della partita fra Ischia e Foggia, mandiamo la sigla e poi ci vediamo tutti quanti qui. Innamorato di sta maglia, onorato di questa città, la gente va in zaccheria, mica di università, facciamo tanto casino, fanculo casino. Che non ci avrete mai, come volete voi, sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama Foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat, con vinici e cimici, un rumben, un cazzo, a capi di CV. Dalla serie B alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie B, serie B. Bene, benissimo, benissimo. Dai ragazzi, si parte subito. La partita l'abbiamo appena finita di vedere, è andata come sappiamo. Abbiamo avuto una situazione molto particolare oggi. Vorrei partire da Vincenzo. Vai. Buonasera a tutti ragazzi, stasera diciamo che ci è andata bene, abbiamo giocato con il coltello tra i denti, non abbiamo mostrato il nostro classico gioco domenicale, ma insomma ci siamo difesi anche grazie oppure purtroppo a queste due espulsioni che ci sono state. La partita insomma è quella che è stata, secondo me ci è andata bene, avanti così. Va bene. E Pino, ci sei Pino? Sì, ci sono. Allora, tu che hai fatto le ore piccole per vedere questo Foggia, che ci sei alzato in piena notte. Senti però, come ti è sembrata questa giornata oggi? Perché è un po' particolare questa mancata espulsione all'inizio che invocavano loro su per un intervento di Narciso, poi il rigore che hanno dato che forse non c'era, che hanno sbagliato, insomma una partita proprio strana. Due espulsioni che tutto sommato non possiamo dire che non ci fossero, quindi non certo clamorose. È una partita strana, però ci siamo portati via il punto. Tu che dici? Dico che è stata una partita sofferta, una partita che io ho visto 12 contro 9, incluso l'arbitro, i 12 dell'Ischia contro il 9 del Foggia, perché un arbitraggio sta da rivedere. Non so se ci sono state molte polemiche da parte siciliana, Catania, Messina e altre squadre che danno Foggia come favorita, come la Juventus, dobbiamo cambiare i colori della maglietta da rosso nero a bianco neri, cioè ci sta molto da ridire su questo. Due settimane fa con l'Andrea ci sono state polemiche sul scommesse e non scommesse, quindi ci sono molte cose da rivedere politicamente. Poi sul campo, il campo abbiamo sofferto, siamo stati bravissimi, Bitetto lo sapevamo che come è tosto per una squadra come quella, come il gioco di De Zerbi, e niente, tutto merito ai ragazzi. Le espulsioni non penso che ci siano state, ci sia stata almeno pure la seconda espulsione, si poteva anche evitare. Noi la potevamo evitare? Ma anche l'unico che poteva evitarlo era no, ma pure, ma diciamo pure no. Come arbitraggio, l'arbitro la partita non è stata sciolta dall'inizio, non è stata proprio una partita bella, sciolta, aperta dall'inizio. Come dicevi, il rigore secondo me dubbio, un rigore dato molto dubbio, e niente, noi siamo stati pure molto fortunati perché loro hanno perso tantissime palle gol, molte palle gol, un paio di palle gol al primo tempo e un altro paio di palle gol al secondo tempo. Se lì ci fossero stati attaccanti con il piede buono, non stavamo a parlare di un pareggio, ma stavamo a parlare di una bella sconfitta da parte del Foggia, purtroppo. Vabbè, però... Ischia.
un intoppo al volo che abbiamo sì, dici... sì, scusate, no, figurati, ma non è stata assolutamente colpa tua. Dunque, Vincenzo, che stavi dicendo? Stavi intervenendo su Pino? Vincenzo? Sì, stavo dicendo, per quanto riguarda, cioè, stavo commentando un attimino quello che diceva Pino da Los Angeles. Sì. A cui mando il mio faccioso abbraccio. Sì, per quanto riguarda, insomma, le occasioni a rete dell'Ischia che non sono state sfruttate, proprio perché si chiama Ischia, non sono state sfruttate. Quindi voglio dire, a noi le occasioni che ci sono capitate è stata una e l'abbiamo messa dentro. Quindi ci siamo comportati da grande squadra oggi. Peccato per Pinuccio che è caduto in un trance agonistico che non doveva cadere, anche perché eravamo già in 10, quindi secondo me, insomma, doveva essere un attimino più attento, però ha influito la foggianità in questo. Sì, sicuramente c'è stato anche questo che ha creato più di qualche problema. E vorrei passare un attimo a Manu. Manu, tu come l'hai vista? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera ai mitici. Io la cosa più importante che vuol dire è questa: inizialmente mi è parso di vedere un Foggia nei primi 3 minuti, un Foggia che mi piaceva perché attaccava. Poi cosa è successo? Siamo stati graziati da rigore che è sbagliato, però il viaggio è come se io avessi avuto l'impressione che abbia fatto un salto indietro di un anno. Quando andavamo fuori casa facevamo un gol e poi improvvisamente smettiamo di giocare. Io all'inizio del primo tempo ho visto una partita in cui la difesa ogni tanto dormiva, perché i giocatori in un certo modo riuscivano a passare e quasi a segnare. Ed è stato fatto lo stesso identico errore, cioè fare il gol, crogiolarsi sul gol e poi alla fine quello che è successo è che abbiamo giocato male. Ma no, male, io non mi sono divertito, perché io, come ho detto più volte, un conto è che tu giochi, ma un conto è che tu giochi bene, che sono due cose completamente diverse. E poi naturalmente ci sono state le due espulsioni, due, perché giustamente una non bastava, a me usa abbondare come deficere, non si sa mai, ed è successo quello che è successo. Cioè tu non, io sappiamo a maggior ragione che l'Ischia è forte, ok, però non dobbiamo avere paura di questi stadi. Sì, c'è Bitonto, che è la bestia neva, Bitetto, chiedo scusa, c'è la bestia neva del Foggia, che è un, insomma, allenatore di un certo spessore, però noi non abbiamo giocato bene. Poi naturalmente quando poi vengono espulsi due giocatori, naturalmente ti devi chiudere, cosa vuoi fare? Io ci ho sperato fino alla fine in un miracolo, perché sai, il Foggia è bello perché è magico, ma oggi io non abbiamo giocato bene. E grazie a Dio il pareggio, signori, perché io non si immaginava se quel rigore fosse stato gol. Allora non potevo dire ciao. Il rigore però era arrivato all'inizio, quindi sì, voglio dire, in quel momento magari poteva succedere anche altro. Sì, però tu sei molto bene Biagio, quando tu subisci un gol subito, ad esempio il gol che ha fatto settimana scorsa Iemmello contro l'ultima squadra, contro il Messina, mi pare, proprio psicologicamente ti colpisce, ti prende. E figuriamoci a noi per riprenderci, però Biagio, io contesto il fatto, la velocità, diciamo quasi, in cui abbiamo subito il pareggio, cioè come l'anno scorso. E io, noi, del gruppo mitico, abbiamo molto battuto su questa cosa, di questa totale sempre incapacità psicologica a mantenere il risultato certe volte e andare avanti. Allora... Passiamo a Giacomo. Giacomo, non faccio altri commenti, voglio sentire prima tutti quanti e poi dopo magari proviamo a fare un giro diverso. Di Pancia, no, che dici? Vabbè, non mi preoccupa il risultato, neanche la brutta prestazione, se devo essere sincero. L'arbitraggio, a mio modo di vedere, è stato di una faziosità mai vista prima. Forse l'unica cosa su cui non si può dire niente è la seconda espulsione, quella di Costinone, che veramente dovrebbe vincere il premio stupidità per questa partita, perché è una cosa insensata, è proprio insensato che tu in un quarto d'ora ti prendi due ammonizioni, una più inutile dell'altra. C'è un fallo di mano al centrocampo, è completamente insensato. Abbiamo giocato male, sia sullo 0-0 che, secondo me, abbiamo giocato meglio sull'1-0 piuttosto. E, ripeto, non mi preoccupa, perché uno stop ci può stare, ma questi
sono campi difficili, lo sapevamo e va bene così. Però ripeto, un arbitraggio francamente, ma, non lo so, inconcepibile, inconcepibile secondo me. Peccato, cioè, non voglio neanche che sembri una scusa, diciamo, del risultato. Avrei detto anche in caso di vittoria, però arbitrare è una cosa difficile da fare, ma devi saperla fare, secondo me. Va bene, allora io passerei a Giovanni, vediamo se Giovanni ha qualcosa. L'hai vista in maniera diversa? Sinceramente no, invece di fare 7 viaggi abbiamo fatto 6 e mezzo oggi pomeriggio. No, comunque prendiamoci sto punto, ce lo portiamo a casa che secondo me per come si è messa la partita ad un certo punto dobbiamo anche diciamo prendere atto che un punto portarlo fuori da Ischia va bene. Però come diceva Giacomo, non mi preoccuperei più di tanto della brutta prestazione, secondo me già da domenica prossima vedremo un altro Foggia. Va bene, io vorrei sentire Claudio, anche se vedo che c'è qualche problema per il video, ma non fa niente, Claudio, magari può intervenire lo stesso. Ci senti? Beh, Sì, vi sento, ciao. dai, il tuo Scusate intervento lo puoi fare per il comunque. problema, non capisco quale sia. Non fa Per il niente, non video. fa niente, dai, Vabbè, non non vi ti perdete nulla non comunque. ci perdiamo nulla. Grazie per essere qui però anche oggi, perché sono giorni un pochino complicati anche per te, quindi tu che cosa hai visto? Poi dopo ne parliamo. Cosa hai visto? Poi Allora, sì, io ho visto sinceramente un Foggia che non mi è piaciuto il gioco. Però devo ammettere che l'Ischia ha giocato bene, ha giocato davvero bene, ci hanno aggredito da subito alti. Manuel ha detto giustamente 3 minuti abbiamo giocato bene, i primi tre. Dopodiché loro hanno iniziato. Mancino secondo me ha fatto una grande partita, mi duole il cuore quando lo dico, però Mancino ha fatto una grande partita. Faceva dei lanci no look che sembrava Ronaldinho e ci ha messo in difficoltà tutto il primo tempo. Oh, rovesciata pure, Claudio. Sì, no, ne ha fatte, ma anche la mezza rovesciata per fortuna che è andata alle stelle, perché lui è abituato a segnarci anche in mezza rovesciata. Però poi nel secondo tempo, le due espulsioni, io non dico niente su Agostinone perché non è proprio il caso, però in 9 poi è naturale che subentrano altri fattori. Lì abbiamo giocato bene, nel senso siamo riusciti almeno a tenere quello che eravamo riusciti a costruire poi con un solo tiro. Due in realtà, perché Di Chiara ha stordito prima il portiere, poi Sarno ha fatto quell'Eurogol. Va bene così, sì, va bene così. L'anno scorso non le vince, non le pareggiavamo queste partite. Un punto è meglio di niente. Guardiamo la prossima e cerchiamo di tornare a vincere, anche perché ho visto che il Messina sta di nuovo vincendo, almeno adesso sta sull'1-0. Quindi le altre non mollano, dobbiamo rimanere sul pezzo anche noi. sì, allora abbiamo finito il primo giro, ripartiamo subito da Vincenzo. Vorrei una riflessione su una cosa, cioè partendo dal presupposto che non si possono vincere tutte le partite, tenendo conto del fatto che l'Ischia di fronte aveva qualche punto in meno per la classifica, però non è che una squadra di bassa da play out, questa è una squadra con una buona quantità di punti e si è dimostrata molto coriacea. Il fatto che noi comunque abbiamo portato a casa un punto, anche in 9, c'è stato, è un segnale del fatto che se riusciamo a far punti in queste circostanze, probabilmente è perché è una conferma della mentalità giusta, della strada giusta che si sta percorrendo, perché non è che noi possiamo pensare di vincerle tutte le partite. Se quando ci rendiamo conto che siamo in difficoltà per tanti motivi, che possono essere quelli dell'arbitro, quelli che possono anche non essere quelli, possono essere quelli di una giornata un po' storta, però voglio dire, alla fine ci siamo portati il punto a casa, cioè non, le partite, ho scritto a un certo punto su WhatsApp a qualcuno che non si possono, non è una frase mia, che non si possono vincere, bisogna almeno pareggiarle, è sempre un punto in più. Su questo, cioè sul fatto
che tutto sommato qualcosa si è fatto anche non vincendo. Cosa ne pensate? Però partiamo da Vincenzo che... Vai. Io sono d'accordo. Sono d'accordo su quello che hai detto, però permettetemi di salutare Giovanni Ruotolo che ci ha graziato, ci ha deliziato con una sigla sul nostro canale mitico, che vi devo fare i complimenti, davvero molto molto bravo. Per quanto riguarda è il minimo che potessi dire, Giovanni, complimenti davvero. Per quanto riguarda quello che dicevi, Biagio, sono d'accordo con te, è una partita che è stata vinta in trincea, abbiamo vinto in trincea oggi. Abbiamo vinto con la forza della squadra, compreso i giocatori che sono in panchina. Abbiamo giocato male, specialmente quando eravamo in 11, però è uscita la squadra che De Zerbi sta costruendo, è uscita la vera squadra che abbiamo. Teniamo conto che giocavamo su un campo poco più di un campo di patate, perché una squadra di palleggiatori come la nostra non può giocare tecnicamente su un campo dove la palla prima di arrivare al giocatore rimbalza 100 volte. Avete visto i rimbalzi strani che aveva la palla, quindi una squadra tecnica come la nostra era sicuramente in difficoltà. E poi avevamo anche un campo che era di ridotte dimensioni, quindi una squadra tecnica come la nostra nei fraseggi va in difficoltà. E poi, ragazzi, le partite storte ci possono essere, e oggi io sono contento perché abbiamo pareggiato su un campo ostico. La Juve Stabia, la l'Ischia ha fatto la sua partita, giocava in casa con un pubblico che la sospingeva e che però non è riuscita a vincere perché ha avuto davanti una squadra che ha creduto nei suoi mezzi, specialmente quando poi i mezzi si sono accorciati perché abbiamo cominciato a giocare in 9, quindi abbiamo cominciato a giocare di rimessa anche noi, quindi va bene così, una domenica storta ci può essere e sono contento di questa squadra. Pino, sì. Che cosa pensi? Perché effettivamente ci sarebbe da capire un pochettino se noi il punto abbiamo lasciato 2 punti o se ne abbiamo in realtà guadagnato 1. No, a mio parere ne abbiamo guadagnato 1 sicuramente, sia come prestazione nostra e sia come sono andate le cose, come è andato l'arbitraggio, il campo, meno male che la squadra avversaria ha sbagliato molte palle, da centrocampo in avanti ne ha sbagliate molte. Anzi, sembrava, secondo me, anche quando eravamo in inferiorità numerica, 9 contro 11, hanno rallentato loro il gioco. Non è stata la squadra che cercava di vincere o di prendere vantaggio dalla situazione, di essere 2 uomini in più. Quindi, se non sbaglio, Bitetto pure avrà da ridire sulla sua squadra, su questo punto, quindi un punto guadagnatissimo e ce lo teniamo stretto perché noi siamo lì su e a noi serve questo punto. E sì, la prestazione non è stata delle migliori, però non ne possiamo vincere tutte, va bene così, pensiamo alla prossima partita. Ok, una domanda però mi viene da fare, magari ci può rispondere Giacomo. Quando siamo andati in avanti però, non lo abbiamo fatto con la stessa costanza delle altre volte, però quando siamo andati in avanti abbiamo dimostrato di avere una facilità di penetrazione anche in difese molto ben schierate come quella dell'Ischia, che ha confermato insomma certe qualità. Poi chiaramente la partita è andata come è andata, non ci dimentichiamo che nel primo tempo c'è stata una fase in cui il secondo gol sull'1-0 nostro sembrava una cosa imminente. Questa capacità, questa semplicità nel riuscire a giocare davanti,
Anche all'indietro, diciamo anche dietro, dovremmo migliorare e portare allo stesso livello, secondo te? O in realtà è solo la differenza fra un gioco che ci esce facile avanti, che fa notare di più qualche pecca difensiva? Cioè, quando c'è un reparto molto buono, ne hai un altro che fa il suo lavoro onesto, però magari non ti sembra eccellente. Ma devo dire che secondo me le gravi pecche difensive le ha evidenziate soprattutto nelle ultime partite, solo questa partita. Non dimentichiamoci che nelle ultime quattro siamo riusciti anche a subire relativamente poco, e se non sbaglio prendiamo gol adesso dopo Matera. Avanti sì, siamo forti, non c'è niente da dire. Quando attacchiamo si capisce che siamo una squadra che è forte. Oggi è semplicemente stata una giornata no. Al di là delle espulsioni, secondo me non saremmo andati oltre un pareggio. Oggi semplicemente non siamo riusciti a giocare, ad esprimerci al meglio, e ci siamo portati a casa a sto punto. Non mi fa esaltare, ma sinceramente non mi fa preoccupare. Ci sta comunque un calo dopo un po' di partita ad alto livello. Ok, Manu. Diciamo che hanno un po' anticipato tutto ciò che dovevo dire, hanno anticipato un po' i miei colleghi. Io quello che posso dire, sì, sicuramente un pareggio è meglio di una sconfitta. Forse, come ha detto Giacomo, eravamo anche cioè forse le ultime prestazioni eccellenti, qualche cavo ci può stare. Il punto è sempre vedere come il punto, la cosa che io forse magari sarò un po' la stecca nel coro, è come si gioca e soprattutto come si subiscono i gol, perché alla fine bisogna sempre giocare in un certo modo. Sì, il pareggio ce lo teniamo comunque ben stretto. Avrei voluto soltanto vedere qualche non avrei voluto vedere diciamo dei sbaglioni difensivi, perché ne ho visti un po' troppi. Però sì, diciamo che il cammino è ancora lungo, però insomma speriamo che queste cose accadano il meno possibile, ecco, mettiamola così. Secondo me le cose che dobbiamo evitare, e ritorno su quello che ho detto all'inizio, sono le stupidaggini all'Agostinone, perché ripeto, sei a Ischia, sei sull'1-1, sei già in 10, un arbitro che comunque sia non capisci che non ti è amico, il campo è difficile, come ti viene in mente di andare a fare una stupidata del genere, di lasciare la squadra in 9? Cioè in 10 ancora te la puoi giocare, l'anno scorso in 10 ce la siamo giocati a Castellammare, ce la siamo giocati a Caserta, una follia. C'è mancato Agodirin? Magari ci fosse stato Agodirin. C'è mancato Agodirin, potevamo fare come a Benevento. Fra l'altro, la stupidaggine era anche quella della prima ammonizione. Sì, due ammonizioni senza alcun senso. E queste sono le cose che comunque una squadra che deve vincere un campionato, queste sono le cose che deve evitare. Al di là del posizionamento in difesa, che puoi sbagliare, può succedere che prendi un contropiede male, sei mal posizionato, va bene. Però poi in 10 non ti puoi fare spellere così. Ancora c'era tutta una partita davanti che è stata falsata. Sì. La prossima poi saremo senza entrambi. Sì. Chi mancherà la prossima, Vincenzo? Ci sarà Agostinone che mancherà e dichiara che mancherà, quindi avremo la fascia sinistra un attimino deficitaria, anche se abbiamo il nostro famoso giocatore che giocherà sulla fascia sinistra. Esatto. O magari giocherà dal Locco. Se non sbaglio, voi siete più tecnici fra di noi. Voi due siete chiaramente più tecnici, Vincenzo e Giacomo. E un commento anche su qualche singolo, per esempio lo Iacono. Come l'avete visto anche oggi? Perché poi alla fine quella difesa ha retto l'urto, alla fine anche in 9, ma ha retto l'urto di un Ischia veramente comunque davanti, che qualche individualità buona l'ha dimostrata, Vincenzo, Giacomo, sì, inizia sullo Iacono. Sì, sono d'accordo, ma non ci dimentichiamo di Angelo, che oggi ha fatto una partita spettacolare. Non l'abbiamo visto tanto sulla fascia davanti, ma in difesa sulla parte di aria ha fatto quello che voleva. Sì. Giacomo, tu hai visto qualcuno in difesa oltre ad Angelo e allo Iacono? Perché poi l'abbiamo giocata anche in difesa questa no, partita. A me Di Chiara era piaciuto, anzi forse oggi l'unica volta in cui anche lo Iacono è stato sottotono, ma lo Iacono per me è uno dei miei miti
personali della squadra insieme a Gerbo, forse anche per il, diciamo, per l'impegno e per la bravura con il quale è riuscito a ritagliarsi un posto in prima squadra. Oggi un po' più disattento, mi è sembrato, anche se non sbaglio, era lui in occasione del rigore, che secondo me non c'era, ad aver fatto il fallo. Una squadra un po' spenta oggi, secondo me è mancato il centrocampo. Agnelli e anche Gerbo, purtroppo. Sì, può darsi che da quelle parti oggi ci abbiano preso meglio le misure. Claudio, anche il tuo commento tecnico, non ti vediamo ma ti sentiamo. Sì, scusatemi, anche io vi sento bene e vi vedo anche. E allora togli il video, almeno vediamo l'urlo di Munch, che è un fatto, ecco, così. È bellissimo, vai avanti. Ok, sullo Iacono, a me lo Iacono è piaciuto, levando lo svarione sul rigore, lì si poteva dare, non si poteva dare, a me forse non lo c'era, Iacono continua forse a piacere. Quello non c'era, forse c'era il, sì, sì, ma c'era pure secondo me l'espulsione su Narciso, ma il rigore di lo sì, Iacono sì, forse sì. Non c'era, eh? Sì, ma infatti diciamo che il problema secondo me della difesa non è tanto chi ha giocato peggio, il discorso è che noi giochiamo comunque sempre molto alti. Nel momento in cui incontriamo una squadra che verticalizza velocemente, con lanci lunghi che poi sono andati anche a buon fine parecchi, a noi andiamo in difficoltà. Andiamo in difficoltà perché siamo sempre alti. Poi ci sta che oggi Canutè è stato qualcosa imprendibile, ha praticamente devastato il Foggia da solo, perché non riuscivano a prenderlo e facevano sistematicamente fallo su Canutè. A me non è piaciuta nel complesso la squadra, poi ovvio che anche Gerbo non è stato quello, il solito Gerbo, Agnelli idem. Non ho condiviso sulla prima espulsione la sostituzione di Sarno, avrei sostituito più Floriano, perché Sarno comunque l'uomo, anche se non lo salta, ci prova, e in una partita come questa dove è riuscito anche a fare quell'Eurogol, io Sarno lo lascerei, a prescindere, perché vuol dire che è in giornata. Floriano invece è ancora un po' sottotono, si rifarà sicuramente, però l'ho visto sottotono anche oggi. Quindi ripeto, speriamo per la prossima, con ben ci venga. Con ben ci venga, sì. Sì, sì, oh, sì, ma, sì, sì, sì. Ma non, noi non ci spaventiamo se ben ci venga, no? Non ci fa impressione assolutamente. Va bene, avevo visto Giovanni a un certo punto. Giovanni, tu tecnicamente un commento tecnico lo vuoi azzardare su qualcuno? Ma diciamo che se si stava parlando di Lo Iacono prima, comunque la sua prestazione è in proporzione a tutta quella della squadra, ovvero un po' tutti sottotono, quindi ovviamente pure lui ne ha accusato, tra virgolette, il colpo. Sul cambio di Sarno, pure io la stavo guardando con mio fratello la partita e gli ho detto la stessa identica cosa: avrei tolto più Floriano dall'altra parte e avrei tenuto Sarno. Proprio lo stesso pensiero di Claudio l'ho avuto anche io. Benissimo, benissimo. Dopo, per sabato prossimo speriamo che vada bene, visto che dopo tanto tempo scendo a vedere il Foggia anch'io, quindi speriamo. Sì. Oh, questo c'è una... adesso vediamo se riesco a non pasticciare. C'è un avanti così bellissimo che arriva da chi? È Vincenzo questo? Sì. E Vincenzo, grande, 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 va bene così, va bene così. Ragazzi, allora speriamo io penso... Rientri in forma. Di, vai, 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 vai. Speriamo rientri in forma anche Floriano, che purtroppo in questo, diciamo, inizio di campionato è stato il grande assente, sicuramente per via dell'infortunio, è stato certo. Giustificatissimo. Certo. Entrerà in forma anche lui, può essere che sarà devastante. Ma i risultati contano molto, perché se avesse messo dentro un paio di palloni che hanno preso il palo, sono andati vicino, avremmo detto che anche lui si era ripreso. Perché no, effettivamente purtroppo per un attaccante se non fai gol dici che è fuori forma. Lui non è al massimo, però oggettivamente è riuscito ad andare vicino al gol e per un niente non c'è... Assolutamente, però quello visto anche all'inizio in Coppa Italia era ad un altro pianeta, ma ripeto, giustificatissimo, non è una certo. critica per Floriano, perché giustamente è fuori da un infortunio. Allora... Tutto sommato, per fortuna, il fortino del Foggia ha retto, e altrimenti avremmo in questo momento staremmo a commentare con un tono molto diverso.
non siamo allegri, poi diciamo la verità, non lo siamo, perché comunque noi vorremmo vedere il Foggia sempre avanti, il Foggia sempre delle ultime quattro partite, e quando poi magari una partita non va bene, anche se insomma, il punto l'abbiamo preso, finiamo per essere tutti un po' sottotono. Io faccio il giro dei saluti per tutti quanti, vi ringrazio per essere stati qui con noi. Ricordo che Giovanni chiama, ci vede, ci segue e interviene da Mantova, Manuel da Münster in Germania, Vincenzo da Pomarance vicino Pisa, Claudio non si vede ma è ad Assisi, immagino, forse Pino è un pochino, credetemi sulla parola, sì. Sei ad Assisi, certo, è ad Assisi. Pino invece è con noi da Los Angeles, e Giacomo da Milano? Sì, da Milano, bene. Ok, d'accordo, saluto tutti. Giacomo, posso dire un'ultima cosa, per favore? Certamente, Manu. Io voglio semplicemente dire che mercoledì prossimo è l'anniversario delle vittime di Via Veggiotto, che è stato un colpo molto forte per noi foggiani. E volevo dire anche che comunque il mitico Chan nella città di Foggia non dimentica. Questa è la cosa importante che volevo dire. Ok, sempre molto sensibile, ci associamo tutti quanti, perché poi viviamo o comunque siamo legati a questa città, e certe ferite ce le portiamo dentro tutti quanti. Bene, saluto tutti. Ovunque noi siamo. Certamente. Foggia è una parte di noi, è un pezzo indelebile. Noi siamo a Foggia. Io, cioè, Münster, come se ci fosse Münster, è un pezzo di Foggia. Sì. Così come penso a Los Angeles, così come penso a Mantova, con Giacomo, con te, con Claudio, con certo, tutti. Certo, certo. Va bene. Certe cose non si dimentica. A Mantova siamo in tanti qua, comunque, di Foggia. Quindi, cioè, siamo un bel pezzo di Foggia. Quindi, a parte la... diciamo la cosa nella frase, così siamo davvero tanti, quindi ci facciamo forza l'un l'altro. Benissimo. Voglio salutare anche un amico della città di Foggia, Nicola Mancino, il simpaticissimo Nicola Mancino, quel pagliaccione che ha veramente il suo cucchiaio è stato grande. Gioia, devo dire. Lo ringrazio perché È vero, è stato ci ha fatto un bel regalo oggi, dai. Sì. Volevo imitare Pirlo, ma diciamo che era un po' il Pirlo dei poveri. Va bene, ci riscaldiamo alla fine. Saluto tutti, farei partire la sigla. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Thank you.